oggi smontiamo la stalla delle sorelle Di Belle. regola ci vorrebbe la punta giusta prima, magari un po' più grossa, un po' più piccola, Ok. magari un po' più piccola di quello che Lassù c'è Luca che sta adocchiando dove poter mettere le nuove stalle. Stamattina abbiamo fatto rifornimento di tavole di compensato che ci serviranno domani, tempo atmosferico Permettendo. permettendo, per terminare quasi, Sì, beh, quasi. Se quasi, diciamo quasi il più grosso di riusciamo, sicuro, sì. le stalle delle capre, e abbiamo tante tante cose da dirvi a Sì, riguardo. sì, sì. È il giorno dopo e per fortuna il tempo è ottimo, quindi possiamo lavorare qua fuori senza problemi. Che dici, amore mio? Prima di iniziare partiamo dalla triste Sì. notizia. Allora, questa cosa è successa un bel po' di tempo fa, 1 o 2 mesi fa, adesso Più o non meno sì. ricordo con esattezza, però ho aspettato questo giorno per parlarvene perché volevo raccontarvi tutto quanto nel momento in cui ci saremmo messi a terminare le stalle. Dunque, non so se vi ricordate, appunto più o meno 1 o 2 mesi fa, qui da noi c'è stata una fortissima tempesta di vento. Fu un vento davvero anomalo che ci fece un mucchio di danni anche nell'orto, in varie zone, mi buttò giù la porta della legnaia, insomma, ci furono tanti danni. Io vi aggiornai anche su Instagram, e su Instagram, da povera illusa, perché mi chiedeste subito come stavano le capre, se le strutture avevano retto, vi dissi tutto bene. Effettivamente le stalle hanno retto benissimo, le capre sono state benissimo, erano lì riparate, non è successo nulla. Ma dove arriva la mia illusione? Vi ho detto, anche il telo ha retto, si è solamente slegato in alcuni punti, perché così mi era parso. Ero venuta qua col vento e la pioggia, quindi non ero riuscita a guardarlo benissimo, ma avevo visto che era tutto integro e avevo visto i lacci ai pali. Ho detto, si è solo slegato, poi con Luca lo sistemiamo. Quando poi Luca e Dio siamo venuti qua per sistemarlo, la triste notizia. Vi assicuro che adesso provo la stessa delusione di quel giorno. Gli occhielli si sono rotti. In pratica il telo è rimasto tutto integro, ma dal lato di fronte a me, dove arrivava proprio il vento, ha fatto questo effetto vela fortissimo. Poi c'era anche dell'acqua, insomma, Ha e piovuto tanto. aveva piovuto sì tantissimo, quindi non si è slegato, ma gli occhielli di tutto quel lato, un pezzo anche più in su, si sono staccati. E quindi è inutilizzabile come. Poi, ora capite la mia delusione, una povera ingenua che dice, ma sì, si sono slegato, basta legare. E poi si trova questo. Comunque. Comunque, beh, non lo butteremo di sicuro, lo No. riutilizziamo per la legna, per la catasta e. Ah, solo una cosa, perché l'abbiamo lasciato qua adesso così? Perché comunque le stalle non sono finite, quindi ha riparato la stalla di Isabel dalla pioggia, che è qua dietro, mentre in quella di Annabel abbiamo messo Sì, il questo telo. telo che era nella legna, così almeno ha protetto le Sì, capre. ha dato calore, perché Sì, comunque no, no, tengono molto vabbè, il calore sì. questi teli, e anche quando ha piovuto non è entrata per niente l'acqua dentro. Oggi noi quindi vogliamo togliere questi teli, che come vi diceva Luca sfrutteremo, anche perché questo qua dietro non si è danneggiato, poi No, il telo è buono, c'è strappato, solo gli bucato. occhielli. Ecco, E il pergolato. ci Il stavo pergolato arrivando. abbiamo avuto tante idee, ma alla fine la cosa migliore è abbiamo deciso di toglierlo. Almeno i pali che ho cementato li taglierò a una certa altezza e li uso come terrazzamenti. Il resto dei legni poi li sfrutto proprio nei terrazzamenti. Sì, qua da noi tutti questi materiali lo sapete che non vanno sprecati. Come vi avevamo detto all'inizio, questo perché anche voi ci avevate detto, ma reggerà con pioggia, vento, neve.
E anche noi avevamo detto, è una prova, è un esperimento, vedremo. Ora, siamo stati un pochino scarognati, lasciatemelo dire, perché poco dopo averlo fatto, quel ventaccio anomalo, cioè poteva almeno farcelo godere un pochino di più, invece no. E però abbiamo capito che... non ne vale tanto la pena, anche perché un'idea era quella di mettere il telo ombreggiante. Oppure avevamo pensato, come si chiama? Che ci avevano consigliato anche nei commenti. Sì, tipo le cannette, però non ne vale. A parte il costo anche, perché quelle si comprano. Tanta fatica per magari avere lo stesso risultato di adesso. Sì, non ne vale la pena. No, e poi una cosa che comunque abbiamo detto con Luca è stata, è vero che noi non siamo... magari un posto soggetto a violente tempeste, però quando però capita una volta l'anno capita, sì. E quindi cioè farci distruggere tutto il lavoro non ne vale la pena, quindi andiamo sulla stessa, decidiamo di mettere, di fare un bel tetto sulla stalla e basta. Dunque, faccio una ripresa riassuntiva di quello che abbiamo fatto oggi prima che tramonti il sole, perché tra 15-20 minuti qua non si vedrà più tanto bene, almeno con la videocamera. Dunque, a che punto siamo, Lu? Io oggi pensavo di finire, invece è andata male, perché oltre lunga. A mettere comunque tutti i pannelli e mettere la pittura e tutto, ho dovuto fare anche qualche lavoretto di contorno, tipo un piccolo terrazzamento lì, togliere naturalmente i pali del pergolato. Quindi sì, mancano ancora questi qua verticali. Sì. È stato un po' più lunga del previsto. E... comunque abbiamo messo quasi tutti i pannelli, questo di sicuro entro stasera finiamo. Manca un pannello là dietro, uno là dietro. Ho dato la prima mano di pittura quasi dappertutto, mancano questi due lati, sia di qua che di là, perché sono molto difficoltosi perché c'è poco spazio e vorrei comprarmi un rullo, perché non riesco, se ci sto io non riesco a piegarmi per il pennello, insomma, quindi ci vuole un rullo. Come colore abbiamo scelto lo stesso della fioriera, non è bianco, lo so che dal video sembra bianco ma è color panna, e perché sia messo bene ci vorranno almeno altre due passate, perché il compensato assorbe, non è un legno liscio pulito, quindi assorbe la pittura in modo molto disomogeneo e si vedono tanto le pennellate. Ci vorranno ancora due passate, almeno due. Poi nella parte superiore, che è inclinata, dal video forse si nota poco, sì, c'è una leggera inclinazione, non l'ho fatta troppo anche perché sennò era un lavoro un po' troppo lungo. Sì, comunque prima le cose cadevano, quindi è inclinata. E non ho dato la pittura, questa è una vernice apposita per l'esterno, proprio per conservare più a lungo legno, sì, ferro, eccetera, eccetera. Invece di sopra vogliamo dare... la catramina con quel tessuto non tessuto, lo stesso che ho messo nella porzione di tetto sopra la legnaia quando l'ho isolato, faccio la stessa cosa. E quello è sufficiente per creare un isolamento... Poi, magari in futuro, voglio comprare quei rotoli o quei pannelli di quella catramina che si usa apposta nei tetti. Adesso ho ondulato o liscio, adesso vedo cosa c'è nel negozio edile e poi ce lo vado a mettere da fare, sopra. Sì, esatto, sì, un'aggiunta proprio da dare più solidità anche. Poi dobbiamo, ecco, ora passiamo alle cose che mancano. Domani continueremo, però non penso che riusciremo comunque a far tutto. Bisogna allungare queste parti esterne perché poi qua ci saranno delle mangiatoie, quindi... Però questo lavoro in un secondo momento. Sì, in penso. Un secondo. Sì, l'importante infatti... è fare le stalle, la mangiatoia poi è una cosa successiva. Sì, infatti, fine. Diciamo che
sì, mi stavo ingarbugliando, ha ragione Luca. Questa è una cosa da fare più avanti, da fare domani le porte. Porta assolutamente. Che adesso ci sono, ma sono, non sono ancora chiuse. Controllare bene tutti i pertugetti, molti resteranno perché, come vi avevo già detto, le nostre capre odiano gli spazi tutti chiusi, quindi abbiamo cercato di lasciare di lato degli spazi dove, anche qua vedete, dove loro possono dare un'occhiata, sbirciare, vedere la luce. Dobbiamo aggiungere, finire di pulire qua e aggiungere il fieno, ma questo, no, fieno, la paglia, scusate, ma questo lo facciamo già stasera. E cos'altro ci resta, Lu? Ah, ci sono, non so se lo vedete da qua, manca un pezzo, un quadrato là, e lo stesso manca qua, però li abbiamo lasciati per ultimi per vedere cosa ci resta, sì, cosa ci avanza, per non tagliare nel modo sbagliato poi una tavola, sì, che sì, era un peccato. E che altro dire, Lu? È stata dura, è faticosa. Molto, molto, molto più del previsto. E sono ovviamente strutture rustiche, ma visto che le capre sono altrettanto rustiche, vanno bene così. Infatti abbiamo mantenuto, cioè abbiamo costruito prima tutta la struttura interna con i bancali, proprio perché sennò la casetta crolla in un secondo. Sicuramente nella spiegazione finale ci è sfuggito qualcosa o abbiamo confuso qualcos'altro. Qualcosa del genere deve essere successo, perché siamo entrambi molto stanchi, e quando siamo così stanchi, noto, filmando me ne accorgo molto di più, che facciamo un po' più fatica ad articolare i pensieri e poi a tradurli in parole. Comunque, seguiteci poi in tutti i prossimi video, perché man mano che finiremo il progetto sarà sempre poi più definito, più chiaro, e anche tutta quella zona sarà sempre più bella, perché come vi avevo detto all'inizio di questo lungo progetto, che poi si è rivelato più lungo del previsto perché ci abbiamo messo tanto tempo a trovare il materiale che abbiamo utilizzato oggi, perché comunque cercavamo un buon rapporto qualità-prezzo e abbiamo provato in diversi posti fino a quando Luca non ha trovato una ditta che si occupa di legno proprio nella nostra zona, e lì siamo riusciti a trovare un'ottima offerta. E comunque, come vi dissi all'inizio di questo lunghissimo progetto, l'ultima fase sarà poi la pulizia del terreno. Qualcosina abbiamo già fatto, però qualcos'altro si è anche creato perché abbiamo spostato un pezzo di recinzione, se vi ricordate, e quindi spostando quel pezzo si è accumulata tanta roba dall'altra parte. Insomma, c'è una grandissima pulizia da fare lì. E mi è dispiaciuto comunque che oggi non siamo riusciti a finire le corazze esterne delle stalle. Pensavamo di sì, speravamo di sì, come vi ha detto prima Luca, però col senno di poi potevamo anche arrivarci che non sarebbe stato fattibile, perché abbiamo iniziato tardi in quanto stamattina avevamo altri impegni, e poi ora che siamo in autunno, poi l'inverno sarà ancora peggio, e lo vedete, il sole piano piano sta tramontando, almeno io vedo sempre meno luce, non so adesso se la videocamera sta un pochino regolando la luminosità, comunque le giornate sono sempre più corte, quindi le ore utili per i lavori esterni sono sempre di meno. Ovviamente questo lavoro fatto in una giornata estiva avrebbe reso e fruttato in un altro modo, però vabbè, nei prossimi giorni completeremo. E niente, io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo presto nel prossimo video.